L'associazione Nuova Salva Ambiente, che si occupa della salvaguardia e tutela della salute, ha richiamato ieri sera soci e cittadini per discutere della chiusura della linea di incenerimento del Cosmari. Dalle parole del presidente sentiamo qual è l'orientamento dell'associazione e dei residenti. Fondamentalmente noi crediamo che sia un fatto, ahimè, drammatico per le nostre zone che subiscono da anni queste, voglio dire, fuoriuscite di diossina, di altre sostanze che possono recare un pericolo per la salute dei cittadini. Su questo noi crediamo che una battaglia e una lotta andava fatta, e così abbiamo portato avanti in questo tempo. Anche se amaramente, ma crediamo che sia questo fatto avvenuto ci dia la possibilità di portare a una chiusura definitiva dell'impianto di incenerimento, perché oltre che pericoloso lo riteniamo, io l'ho detto già in altre occasioni, lo riteniamo ormai superato sia per la vetustà dell'impianto sia perché le tecnologie sono cambiate, e noi riteniamo che si possa arrivare a una politica dei rifiuti zero, facendo una politica che vada sulla riduzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata, sul riciclo, sul riuso di tutti i materiali che vengono oggi considerati scarti e immondizia, ma di fatto sono materie seconde che possono essere tranquillamente riutilizzate. In merito all'indagine epidemiologica, qual è la vostra posizione? La posizione nostra è che, secondo me, sul futuro, lo dicevo un minuto fa, noi vorremmo avere una politica che si faccia carico del futuro dell'impianto, magari sentendo anche i cittadini, perché no, per dare un nuovo respiro, nuovi, voglio dire, obiettivi a questo tipo di impianto. Invece sul passato, il fatto che l'inceneritore sia spento, non è che possiamo cancellare la storia non si cancella, e noi vogliamo che un'analisi seria in questa zona, che è l'unica della regione Marche che ospita un impianto di incenerimento, e che ci dia la possibilità di avere un conforto ai cittadini rispetto alla salute, quello che hanno subito e quello che potrebbero subire da quelle che è stata le emissioni dell'impianto di termovalorizzazione, insomma. Voi come associazione invece di recente avete proprio avviato uno screening sul latte materno delle donne in gravidanza. I risultati stanno per essere comunicati a breve. Noi stiamo portando avanti un tipo di analisi che è uno screening sul latte materno. Lo facciamo con uno studio convenzionato, accreditato presso le strutture pubbliche. Abbiamo quasi terminato la raccolta del latte, e oramai si tratta di mettere insieme il protocollo proprio di trasmissione di questi campioni prelevati e aspettare le analisi che dovrebbero arrivare non a lungo termine. Ecco.